diventa protagonista. Ormai diciamo che tutte le settimane ci ritroviamo a parlare di questa disciplina, perché il canadese è terra di bici, sempre più, e lo sarà ancora, perché ricordiamo che l'anno prossimo, 2024, ci aspettano di nuovo altri appuntamenti. Ne abbiamo già accennato nel recente passato, torneremo più avanti. Però restiamo al presente, è un presente dove appunto le due ruote saranno grandi protagoniste in fine settimana, il prossimo 18 e 19 novembre, con due eventi di primo livello. Il 18 iniziamo da Cantoira, dove ci sarà la quinta tappa del Giro d'Italia dedicato al ciclocross, mentre e sarà anche prova di Coppa Piemonte. Mentre invece il giorno successivo ci spostiamo di qualche chilometro, arriviamo a San Francesco, dove ci sarà la seconda edizione della gara internazionale di ciclocross di San Francisco al Campo, appunto, che sarà anche terza tappa del Mastercross. Allora, per entrare un attimino nell'ambito di queste due importanti gare, abbiamo due ospiti questa sera. Eccoli qua, Davide Francone, bentornato. Ciao Davide, grazie a te. E Pierfranco Guglielmetti. Ciao. Sei Pierfranco, che tu sei vicepresidente della Federazione Italiana di ciclismo a livello regionale. Esatto. Quindi rappresentante che meglio può raccontarci anche un pochettino di quello che è l'evoluzione di questo sport sul territorio. Davide, iniziamo a parlare con te dell'appuntamento, del secondo appuntamento, ma che è un internazionale, quindi vedrà una serie di atleti che arrivano da tutta Italia, ma anche da fuori il nostro paese. E una seconda edizione che al velodromo di San Francesco e zona limitrofa tornerà di nuovo a portare un grande spettacolo, l'ennesimo spettacolo. Raccontaci un po' cosa dobbiamo aspettarci domenica. Sì, assolutamente. Questa sarà la seconda edizione della Tour International Cyclocross. Siamo partiti l'anno scorso, è stata un po' una scommessa quella di riportare in Piemonte, nel Canavese, una prova internazionale di ciclocross dopo anni che non se ne facevano. Abbiamo avuto il supporto della Regione Piemonte, quindi entrambi gli eventi quest'anno rientreranno appunto nei grandi eventi di regione Piemonte. Uh-huh. E il 19 sarà una festa del ciclismo, del ciclocross. Saremo anticipati da Cantoira al 18, il 19 ci saremo noi. Speriamo di incrementare i numeri dello scorso anno. L'anno scorso erano 480 gli iscritti, adesso siamo a circa 350, ma normalmente negli ultimi giorni, certo, c'è il flusso principale di atleti che si iscrivono. Abbiamo moltissimi atleti stranieri in più rispetto all'anno scorso. Bene. E questo è un dato molto, molto positivo, svizzeri, francesi principalmente, e questo ci fa molto piacere. Vuol dire che abbiamo lavorato bene. L'anno scorso era l'ultima prova del trofeo Mastercross, quest'anno sarà la terza prova. Uh-huh. E quindi cosa dire, ci sarà spettacolo, ciclismo, ciclocross, ci sarà fango, sicuramente quest'anno ci sarà fango, anche se le previsioni sono buone sia per questo fine settimana che per tutta la settimana. Certo. Il percorso è pressoché fatto, terminato, mancano gli ultimi dettagli, diciamo. E poi speriamo che ci sia gente, come c'è stata l'anno scorso, anche a vedere questi importantissimi atleti, perché avevamo diversi campioni italiani l'anno scorso, un, certo, campione europeo, e quindi quest'anno replicheremo. Spettacolo che non mancherà a San Francesco, ma Pierfranco non mancherà anche a Cantoira, perché anche saliamo di qualche chilometro, andiamo nelle Valli di Lanzo, un altro spettacolo, perché il ciclismo in generale è spettacolo, ma il ciclocross è anche una disciplina che permette anche di vedere gli atleti impegnati non su lunghe distanze, nel senso classico, eventi in linea, ma in questi circuiti che alla fine dei conti provano non poco l'atleta fino in fondo. Sì, in particolare a Cantoira anche lì siamo alla seconda edizione, noi avevamo fatto la prima edizione già all'epoca valida per il Giro d'Italia Ciclocross nel 2019. Okay. Poi chiaramente il Covid ha interrotto un po' le cose. Messo un po' in bastone delle ruote. Esatto. Però dopo qualche anno siamo riusciti a replicarla, perché sui valli erano rimasti molto soddisfatti. La particolarità di Cantoira è che chiaramente lì per fare un bel percorso bisogna coinvolgere tutto il paese, e noi, certo, così faremo, nel senso l'arrivo sarà sulla via principale, mm-hmm, sfrutteremo anche le vie che loro chiamano quintane, le vie interne con, mm-hmm, le scalinate, e più ci saranno i prati del lungo Stura, mm-hmm, quindi chiaramente è un bel percorso, un po' particolare per, certo, essere di ciclocross, ma era piaciuto molto allora, speriamo che piaccia ancora adesso, e quindi è facilmente fruibile anche dal pubblico, voglio dire, no? Non è che devi solo infangarsi, riesci a vederli anche su tratti di asfalto e di sterrato, ecco, diciamo così. Beh, diciamo che appunto abbiamo le due realtà, da una parte un po' più di fango e dall'altro abbiamo la particolarità di un centro del paese, e quindi effettivamente spettacolo che diciamo che
fa piacere per chi va a vedere una gara dal vivo e vedere lo spettacolo, di vedere vicino anche questi atleti che sono, molti sono anche campioni di livello, quindi sicuramente può far piacere e anche far conoscere turisticamente il nostro territorio. L'abbiamo, Davide, detto più in un'occasione, è l'opportunità naturalmente di confermare che il Carrarese è territorio di sport, è territorio di ciclismo, tant'è come avete ribadito anche la Regione Piemonte, sia a livello amministrativo ma anche sportivo, crede fortemente nella nostra zona e ancora una volta crede appoggiando appieno quello che è l'evento di domenica, oltre a quello di sabato. Sì, sì, assolutamente, c'è un grande interesse di Regione Piemonte, un grande sostegno sia per noi che per Cantoira. Parlava prima Pierfranco del circuito, io sono stato l'altra volta a Cantoira, molto bello, mi è piaciuta anche molto la partecipazione del paese, è stata molto sentita come manifestazione. Ah, bello, questo, e questa è la parte bella. D'altronde quello che facciamo lo facciamo per valorizzare il territorio e quindi avere anche un riscontro a livello di gente è importante. Per noi quindi anche il 19 speriamo che ci sia questo riscontro. E legandomi sempre alla regione, non posso che ringraziare l'assessore allo sport Ricca che ci è sempre vicini, importante anche per il prossimo anno, per il Giro d'Italia. Ma adesso rimaniamo concentrati sul ciclocross di domenica e poi penseremo un passo alla volta, penseremo poi il prossimo anno. Rispetto a Cantoira, il nostro circuito, il nostro tracciato è sicuramente un pochettino più piatto, abbiamo previsto un paio di ponti per dare anche un po' di movimento al... Ricordiamo, ci sarà una parte anche proprio all'interno del velodromo. Assolutamente, ci sarà la partenza e l'arrivo sarà sul velodromo, questo è piaciuto molto l'anno scorso. C'è stata anche qualche caduta, ma comunque alla fine niente di particolare. Ripetiamo quindi l'esperimento perché sia agli organizzatori del Mastercross che comunque agli atleti, come detto, è piaciuta l'idea sia della partenza che l'arrivo proprio sulla pista. Ci sarà nuovamente quest'anno, molto importante per noi, anche la differita Rai. Mm-hmm. Questo è importante a livello di sponsor e di visibilità, quindi ci sarà la diretta streaming e poi differita Rai. Perfetto. Anche per la valorizzazione del territorio, di tutto l'impianto, questo è molto importante. Non è da poco. Cioè, chiaramente anche sui valle puntano al discorso turistico per certo. Conoscere le valli, quindi questo è un mezzo per arrivare in tante parti d'Italia e comunque sia grazie a Cantoira ma grazie a San Francesco gli hotel, le strutture ricettive della zona per 2 giorni saranno ben occupate, che per diciamo. Essere questo novembre è importante, è tutto di guadagnato per il territorio. Anche da noi ci sarà la ripresa Rai, sarà in differita su Rai Sport probabilmente il giovedì successivo e quindi questo certamente aiuta il territorio a investire e il territorio ad essere valorizzato. Sì, è importante quello che diceva adesso Pierfranco, noi stiamo riscontrando adesso problemi a trovare dei posti liberi negli alberghi, questo per noi è un problema però ci fa molto piacere certo. Perché vuol dire che i progetti funzionano e che portano gente sul territorio. Ci fa molto piacere che gli atleti stranieri siano incrementati notevolmente rispetto all'anno scorso, questo vuol dire comunque che anche la gente dall'estero viene a trovarci, viene a gareggiare qui da noi. Impara a conoscere un territorio che ha delle grandi potenzialità, sia sotto il punto di vista turistico, ma enogastronomico, ma anche di quello che è proprio la fruibilità, un territorio che ha tanto da dire e effettivamente, diciamo così, anche nel prossimo futuro potrà regalarci delle belle emozioni. Pierfranco, torniamo ancora un attimo su Cantoira per ricordare anche un attimino agli appassionati che vorranno seguire la gara. Si inizia al mattino? Si inizia alle 9. Il mattino alle 9 con i master, quindi gli amatori, poi seguirà la gara promozionale G6, poi il clou nella parte centrale della giornata sarà dedicata alle categorie internazionali, quindi juniores, open, sia maschili che femminili, e concluderemo con esordienti e allievi. Quindi anche un occhio di riguardo per i giovani, che sono anche il presente ma anche il futuro del ciclocross, oltre che del ciclismo. Sì, con gli orari abbiamo cercato di avere un po' più di riguardo proprio per i più giovani, visto che vanno comunque a scuola quantomeno fino al venerdì, per dar modo di arrivare a Cantoira, soprattutto quelli che arrivano da lontano, e non dover fare le corse o dovunque correre subito. Già devono correre nella pista, nel circuito. È stata fatta questa scelta lì, ovviamente. Parlando invece dal punto di vista federazione, noi puntiamo molto sui giovani e l'attenzione maggiore del Comitato regionale della Federazione Ciclistica in questo momento è rivolta soprattutto alle categorie giovanili, perché poi sono, volenti o no, sono quelle che fanno il futuro dello sport e quindi penso che qualunque federazione a livello locale debba porre massima attenzione
al reclutamento o comunque a far fare sport ai giovani. Questo è il senso che dobbiamo dare. Diciamo che appunto se vogliamo vedere nel prossimo futuro qualcuno dei nostri ragazzi che poi a tutti i livelli, ovviamente, fa sempre piacere che si riesca ad arrivare a, negli ambiti più importanti, però il fatto di avere dei ragazzi che si esprimono bene, hanno voglia di divertirsi facendo questo sport, che è uno sport, ricordiamo, sicuramente duro, ma che dà anche delle belle soddisfazioni, alla fine è fondamentale per chi sta anche, diciamo così, fuori da strada, pista o circuito, ovvero da chi le gare le organizza e di chi deve andare avanti, portare avanti una federazione. Davide, ricordiamo anche gli orari di San Francesco, perché anche in questo caso si parte al mattino e si prosegue nell'arco della giornata. Assolutamente sì, sono simili a quelli di Cantoira, si partirà con i master anche per noi, poi giovanissimi, faremo solo una differenza per quanto riguarda le prove internazionali, invece da noi si svolgeranno dalle 13.30 a 14 indicativamente, mentre le prove esordienti allievi saranno nella tarda mattinata. Certo. Quindi come calendario più o meno, come programma simile, anche se invertiamo le prove internazionali, le spostiamo leggermente più tardi come orario. Certo, giustamente anche per una fruizione diversa, anche per chi in questo caso arriva dall'estero, sono esigenze completamente diverse. A tutti e due chiedo appunto, stiamo arrivando, prima si diceva a mo' di battuta con Pierfranco a telecamere spente, sta finendo una stagione che in realtà, signori, alla fine non si finisce mai, perché nel momento in cui ormai il ciclismo è diventato uno sport veramente da tutte le stagioni, perché che sia mountain bike, che sia ciclocross, che sia pista, che sia strada, alla fine effettivamente si vive di ciclismo ormai. 12 mesi all'anno o quasi. Ecco, quanto si è evoluto questo mondo anche grazie ad appuntamenti come quelli che state organizzando, state portando avanti, nel senso che quanto servono anche questi eventi a far conoscere questo sport? Servono tantissimo, servono sicuramente tanto. È collegato a quello che dicevi prima, che ormai è un'attività che parte, che è quasi 365 giorni all'anno. Prima ci si allena e bisogna comunque me lo confermano tutti i miei collaboratori del velodromo che si lamentano, che dicevano che quest'anno doveva essere un anno leggero di transizione, invece quello che poi... Mi ricordo che su questa sedia tu avevi detto il mio primo anno sarà un anno, speriamo, di abbastanza tranquillo. Di assestamento, invece... E vedo che me lo ricordano sempre, questo però vuol dire che stiamo facendo, che stiamo lavorando, e quindi senz'altro è importante organizzare, è importante diversificare. Noi ci siamo mossi in questi anni proprio su questo, quindi dalla pista alla strada, al ciclocross ci siamo buttati nuovamente dopo gli anni passati di nuovo quest'anno, ed è importantissimo per il territorio, per la valorizzazione anche dei ragazzi, come diceva giustamente Pierfranco, anche per dare stimoli ai ragazzi, anche potersi confrontare e gareggiare, o comunque vedere all'interno delle gare personaggi importanti di spicco dello sport di riferimento di questi ragazzi, è senz'altro una cosa incentivante per tutti i ragazzi, e deve essere il nostro obiettivo, quella della promozione del ciclismo giovanile, indubbiamente. Certo. Per farlo, sì, tu che sei anche federazione. Esatto, soprattutto a livello di federazione regionale è importante portare grandi manifestazioni qua, tipo queste, dove corrono più categorie, perché in questo modo i nostri giovani a livello regionale vedono e si confrontano con tanti altri loro coetanei di altre regioni, e per una volta tanto senza dover assorbirsi trasferte. Diciamo, è importante sotto due punti di vista, sotto questo, nel senso da modo ai piemontesi di confrontarsi con le altre realtà, ma dà anche visibilità, e quindi e chiaramente diventa un po' un'attrattiva per questo sport. Certo. Che non solo le corse normali, avere a disposizione eventi di alto livello certamente aiuta ad attirare i giovani verso lo sport. È anche un bello spot per la nostra regione, nel senso è il nostro territorio canavesano. Alla fine è vero che ci sono tante classiche fuori da questa zona, però è vero che negli anni, ormai alla fine dei conti, stiamo vedendo che il Piemonte sta diventando protagonista, lo sarà tantissimo l'anno prossimo con Giro d'Italia e Tour de France, che toccheranno a piene mani il territorio. Il fatto che ad esempio il Gran Piemonte, l'ultima stagione, quest'anno 2023, addirittura il Gran Piemonte è stato totalmente canavesano, quindi la dimostrazione che, e poi appunto eventi, vedo che sono tante anche le gare che ciclocross, mountain bike, quindi fuori strada e ciclismo su strada e pista,
alla fine portano costantemente giovani e non giovani comunque a crescere e a credere nel nostro territorio. Signore, io vi ringrazio perché siete stati veramente molto gentili, averci anche raccontato un po' di quello che c'è, diciamo così, dietro le quinte, ma poi la cosa fondamentale sarà far correre i ragazzi e che loro, ragazzi e ragazze, che naturalmente daranno il massimo. Ricordiamo, in chiusura, allora, sabato 18 a Cantoera, quinta prova del Giro d'Italia di ciclocross e terza tappa anche della Coppa Piemonte. Mentre invece la Tour International Ciclocross a San Francesco domenica, seconda edizione, terza tappa del Masterclass e quarta prova del Coppa Piemonte. E quarta prova della Coppa Piemonte, mi ero dimenticato, perfetto. Direi che il weekend è pieno, abbiamo solo da presentarci. Prendere la macchina, andare a vivere il territorio, un po' Cantoria, un po' San Francesco e ci divertiamo, giusto? Assolutamente sì. Grazie a te. Benissimo, grazie e ci vediamo naturalmente in campo gara e poi soprattutto per i prossimi appuntamenti col ciclismo in Calabrese e anche in Piemonte. Grazie mille a te. Grazie mille. Grazie mille.